Ciao a tutte, come sapete io abbraccio molte cause e sponsorizzo molte persone che ovviamente gratuitamente per far sì che possano incrementare la loro attività. Oggi sono la voce di una mamma che ha un bimbo disabile, una voce di una mamma che è disperata, che è stanca, arrabbiata, delusa. Lei chiede delle cose al sindaco di Cava dei Tirreni, dove lei si trova. Chiede delle cose normali, niente di che. E per questo io chiedo, cosa che di solito non faccio, grande condivisione affinché questo messaggio arrivi alla persona interessata. Usiamo questo social per tante cose, per una volta, usiamolo per uno scopo. Lei chiede al sindaco tre cose importanti. La prima, la creazione di marciapiedi che possono far salire e scendere una carrozzella, senza che una donna, una madre, debba prendere in braccio per farlo salire e farlo scendere, con una fatica abnorme. Chiede che i pullman abbiano le cinture per attaccare le carrozzelle, ma signore, se fanno sacche chilometri a piedi, perché il pullman non se lo può prendere. La signora chiede che tra tutti i parco giochi che ci stanno, almeno uno, sia adibito a bambini in carrozzella, perché il bambino guarda gli altri, desideroso, ma non ci può giocare perché non c'è niente per farlo giocare. La signora già fa tanti sacrifici per portare suo figlio giù da casa, per fargli cercare di vivere una vita normale, lo porta al cinema, cose che facciamo tutti i genitori, solo che lei fa tanti sacrifici in più. Magari si potrebbe anche dare un aiuto, e questo sono io che glielo chiedo, visto che la signora di questo non ha menzionato. Visto che la signora ha dovuto mettere il bambino in una scuola privata, paga 700 euro al mese. La signora ha portato inizialmente il bambino in una scuola statale, voleva che venisse trattato come tutti gli altri, ma non è stato così. E mo vi racconto un brutto episodio che è successo. Di questa cosa, ovviamente, che vi sto dicendo, c'è già stata una denuncia. Sono usciti anche articoli vari sui giornali. Suo figlio, lei lo porta a scuola dove c'era un incontro per fare tipo un laboratorio per fare il vino. Lei accompagna il bambino a scuola e se ne va. Poi si ricorda di aver dimenticato di dare una cosa al figlio e torna a scuola. E sapete il figlio dove lo trova? Chiuso in una stanza delle scope mentre tutti i bambini giocavano. Da solo. Avete capito che significa? Voi siete mamme. Cosa provereste se vostro figlio fosse stato chiuso da solo in una stanza delle scope? Da quando è che la disabilità è diventata esclusione? Da quando è che le persone più deboli, le persone più fragili, le persone che hanno più bisogno sono quelle che invece noi siamo indifferenti? Ma quando è successa questa cosa? Quando è che abbiamo smesso di essere umani e di stare più vicini a quelle persone che hanno più bisogno di noi? Un'altra cosa che voglio dire, che la signora si lamenta spesso, è che le persone parcheggiano nei posti riservati alle persone disabili. Ma dico io, non vi mettete scorna, no? A pensare di togliere un posto a un bambino disabile che già combatte la vita tutti i giorni con la sua famiglia, perché magari non mi volete fare un giro in più per trovare un posto, o perché magari non volete pagare il parcheggio? Ma da quando è che siamo diventati così? Questa è una mamma che tutti i giorni il bambino, per farlo scendere giù al palazzo, deve fare delle manovre incredibili, ma lo fa tutti i giorni. Tutti i giorni combatte contro tutto, contro tutti, per suo figlio. E chi è mamma sa che significa? Perché con un figlio si fa di tutto e di più. Con un figlio a mamma caccia una forza esagerata. E allora io, caro sindaco, le chiedo cortesemente di poter prendere in considerazione le richieste della signora. E come voi, spero tanti altri sindaci di altre città, perché purtroppo non è l'unica donna che mi ha scritto su questo problema. Ovviamente la signora vuole rimanere anonima, perché non vuole che suo figlio diventi, tra virgolette, popolare. Lei vuole solamente la normalità, la pace, la tranquillità.
vuole avere gli stessi servizi che abbiamo tutti quanti noi. Niente di più, niente di meno. Libera di poter andare su un marciapiede, libera di poter pigliare un pullman, libera di portare suo figlio a un parco giochi. Non stiamo chiedendo la luna, stiamo chiedendo la necessità, un bene normale. Quindi, caro sindaco, io le rinnovo i miei saluti e spero vivamente che lei possa in qualche modo fare qualcosa per questa donna, ma che sicuramente non è l'unica donna, perché ce ne sono tante che silenziosamente combattono, urlano, senza mai lamentarsi. Buona vita.